tutti, bentornati a un nuovo gameplay qua su B2 Square Gaming, sempre Bioshock Infinite, sempre eccezionalmente io da solo. Andate a vedervi i video con me e Joe, iscrivetevi, lasciate commenti, lasciate like, insomma aiutateci a crescere. Siamo un canale relativamente piccolo, anche nuovo, perché insomma 2 mesi di attività o poco più non è tantissimo, insomma, per diciamo per un canale di queste dimensioni. Bene, allora dobbiamo cercare. Praticamente eravamo già andati al cimitero, avevamo già visto la madre di Elizabeth. Adesso dobbiamo ritornare lì. Non so se li vuole staccare la mano. Io sono un po' spaventato per queste. Per queste, diciamo, antisommosse. Come si chiama? Per queste barriere antisommossa qua, quindi non so se potremmo avere problemi dopo. Adesso mi devo ricordare, esatto, dov'era la cripta. Andiamo a trovare, a vedere dov'è. Ok, era lì. Ecco il cimitero dove è sepolta mia madre. Adesso magicamente avevamo già liberato il cimitero, si sa. Dove vai? Cosa stiamo cercando? Eccola là. Si sarà riempito naturalmente di tutti. Ah, ok, salta anche lei. Infatti mi chiedevo, dicevo, vuoi vedere che adesso devi tu che fare il giro? Allora, allo stremo delle nostre forze. Kit medici addirittura. Questo chi è? Questa bambina? Vabbè. Apri. Fatto. È la tomba di tua madre. È in una camera tenuta stagna. Con le sue impronte digitali entreremo a casa di Comstock. È tua madre. Una madre che abbandona i figli non merita molta simpatia per quanto mi riguarda. Olè. Fermati un secondo a pensare a quello che fai. Ecco. Apri la porta o devo entrare senza di te? Elizabeth. È lei. Come va, madre? Rinchiusa qua dentro, eh? Sembra che abbiamo qualcosa in comune. Lascia fare a me. No. Lascia fare a me. E quindi cosa devo fare? Cosa sono? Oh cavolo. Per amore. Un leone non sta male vedendo il proprio cucciolo soffrire. Risparmi al bastone. Vizio il bambino. Non vuoi ascoltarmi? Forse ascolterai tua madre. Io. No. Elizabeth, stai bene? Tieni duro, devi riposare un secondo. No, prendo quella mano. Elizabeth, perché tua madre è un fantasma? Non lo è, lui mi ha usata per dare energia a quel dispositivo. Aprendo uno squarcio. Oddio. Quindi adesso siamo trasformati, ci siamo trasformati in Ghostbuster. Taratara taratara taratara.
Sembra che tua madre stia risvegliando i morti. Ah, però è diventato giorno. Per Freddy. Grazie. Minchia, devo trovare un riparo però. Cavolo, ma quanti sono? Questo ti serve? Molte grazie. Allora aspetta, vediamo cosa possiamo fare. Questo cos'era? Gli spedisci. Cacchio, cacchio. Di questo. Grazie. Fallo. Adesso. Allora, vediamo un po' cosa fare, perché allora abbiamo questo. Ok, se no avremmo questo qui. Questi qua che sono un po' tutti simili. Però direi lasciamo questo, spedisci al mittente così. Ottimo! È tutto ciò che ho! Merda! Merda. Andiamo da un'altra parte. Dobbiamo scappare e dobbiamo soprattutto trovare proiettili, perché troviamo proiettili, perché dove cavolo è? Cavolo, è bello tosto. Cos'è lei? Non lo so. Cosa sono io? Mio Dio. È lei la fonte del mio potere. Ma lei cos'è? O morta? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? L'unica. Oddio, i pazzi. È la semantica. Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà.
Se percepissimo il tempo com'è realmente... Che ragione avrebbero i professori di grammatica per alzarsi? Come tutti noi, Lady Comstock esiste attraverso il tempo. È sia viva che morta. Percepisce di essere entrambe. Trova questa condizione sgradevole. Percepire senza comprendere? È una combinazione pericolosa. Olè. Guarda. Va verso questioni irrisolte. Dobbiamo seguirla, convincerla ad aprire il cancello di casa di Comstock. Sì, aspetta un attimo che vado a prendere un attimino di energia. Allora, sono un po' messo male a munizioni, Va bene, nel caso le cambiamo in itinere. È un peccato che vi serva lei per entrare a casa di Comstock. Perché? Non sembra molto collaborativa. C'è un modo per farla ragionare. Prima dovrete scoprire tre verità. Verità che in questo mondo Comstock ha distrutto. Se uno solo di voi potesse alterare tempo e spazio... Sarebbe una benedizione, vero? Sono sarcastici. C'è qualcosa di sbagliato in Lady Comstock. Già, ma va? L'ho notato. Forse no, perché... Non capisci, lei non appartiene a questo posto. Ho portato qui qualcosa, solo che non sono sicura che fosse lei. Quindi, aspetta, io sto andando di qua, ma... Ma qui l'avevo visto? Non l'avevo mica visto sto posto. Tre io ne ho 19, ma sì, dai. Ho una serratura da aprire. Ok. Fatto. Bene. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Qui, niente, registrazione di cassa. Grimaldelli. Si sta annoiando. Pazzesco. Bene. Ecco qui i passi. Dunque, andiamo qui, vediamo un po', segui le orme di Lady Comstock. Dove cavolo sono andato a finire? Ok, da questa parte. Ma qui prima non stavano combattendo di brutto? Vediamo un po', ma cosa c'è? Automalmato. Ah, ma prima mi sembrava tutto col in mano ai relativamente non ai Vox Populi, ma agli altri. Quindi si vede che stanno avendo la meglio, sta avendo la meglio il Vox Populi. Fermi tutti. No!
Ok, sono tutti Vox Populi. Questo invece è un regolare. Ok, aspetta, vediamo. Qua dietro cosa c'è? Io sento ancora il... Cosa sarà? Il Lincoln... Ah, ho capito. Bene. Ok, dovrebbe essere tutto a posto adesso. Ricarichiamo. Andiamo lì che ho visto una stanza con la, col grimaldello che si poteva aprire, quindi magari troviamo qualcosa di utile. Non era questa. Era questa qui. Quanti? Tre. Aiutami. Vai. Con questa serratura. Davvero? Quella vecchia serratura? Tutta tua. Vediamo cos'è. Abilità uniche. Quando la tua salute è estremamente bassa, vediamo... No, lo prendo ma non lo equipaggio. C'è tutto qui? Qui! Davanti a tutti gli uomini, il sergente mi guardò e disse... Nel tuo albero genealogico ci sono uno o due tende indiane, figliolo? Questa calunnia mi perseguitava da tutta la vita. Da quel giorno, nessuno degli altri fu un vero compagno. Solo quando bruciai le tende con dentro le Squaw, mi accettarono come uno di loro. Minchia, è un po'... un provvedimento eccessivo. Oh, finalmente giornata. Vediamo cosa c'è qua sotto. Guarda lì. Oh, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Andiamo a vedere se possiamo comprare qualche vigor. Ok. Bene. Ok, perfetto. Adesso così facendo. Così facendo dovremmo essere in grado di... raccogliere munizioni anche da attacchi. Lì sotto? Oh, andiamo qui. Puoi aprirla? Ok. Chiusura forcina, quindi non serve neanche il grimaldello. Perfetto. È uno squarcio. C'è qualcosa dentro. Devo aprirlo. Sì, però prima di aprirlo mi fai dare un'occhiata? Diamo un'occhiata. Quindi abbiamo trovato una sacca di soldi. Vediamo qua, qua se c'è qualcosa. Foto, foto, foto di cui me ne può fregare di meno. Ok, fotografo.
dentro questi barili niente, non c'è più niente, non trovo niente nei barili, vabbè, pazienza. Delusion. Voi due siete morti. Vi ho fatto la foto del funerale. Già, facendo un assoluto pasticcio. Uno non si aspetta che la foto del proprio cadavere sembri senza vita. Ah, è apparso questo. Devi dire prima, quando hai detto che questo non era il posto di Lily Comstock. È quasi selvaggia. Come se fosse il riflesso di... Non lo so. Rupert, sono morti 7 giorni fa. È una pazzia. Che prove hai che il signor Fink abbia fatto del male ai Lutess? Me l'hanno detto i Lutess. I Lutess? Quando? Ieri mattina. Rupert, sono morti 7 giorni fa. Ok, giustiziati così. Attento, cecchino! Dove cavolo è? Oh. Ho capito dov'è. Allora, corsa! Incastrato tra un albero. Fallo! Adesso! Ma io riesco ad attaccarmi lassù? No. Cosa ti serva? Booker, prendi! Grande! Grandissima. Sali. Ah, ma c'è un altro cecchino lassù. Vediamo chi è più preciso. Prendi. Grazie. Merci beaucoup. Fai l'esca, fai l'esca, fai l'esca. Elizabeth. Fatto. Sto un po' maluccio, forse è il caso di... Ma dove cavolo posso... Eccolo lì. Rifacciamoci lo scudo, qui l'unica è così. Maledetti cecchini, sono quasi peggio. Ah, ok. Non puntarla. Ma chi la punta contro di te? Fossi scemo, cazzo, mi fa il culo. Dentro l'orologio non c'è nulla. Oh. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Allora, qui avevano... patatine con bacon. Sì, sì, ancora del tuo miglior vino, James. Considera la una. Perfetto. Io preferisco sempre possedere che... Oh. Quindi sono dei caproni che ne approfittano e basta. Ok. Ah, poverino, gli hanno ammazzato la moglie.
Guarda. Stasera il profeta si è mosso contro i suoi avversari politici. Predica pietà, ma stanotte 40 corpi giaceranno in tombe anonime. Perfetto. Se c'è un uomo che non merita la grazia è mio marito. Ma quando ero irrecuperabile, lui mi ha offerto la redenzione. Come posso negare il perdono a chi me l'ha dato con amore? Vabbè, qui ho visto un X. Mangio la barretta. Ok, perfetto. Andiamo avanti. O meglio, andiamo giù o andiamo su? Andiamo giù, vai. Allora, chiusura fortuna. Se tu guardi lì, io prendo la posta. Vabbè, andiamo prima a vedere l'interno, ma ricordiamoci che c'è una zona sulla sinistra. Ok. Ma come? Dove sono saltati fuori? Non mica visti, eh? Ok, qui l'ascensore è andato, quindi... Ma devo fare qualcosa qui? No, non ci credo che in questa stanza non devo fare niente. Vedrai che devo fare qualcosa, ma forse me la devo sbloccare. Quindi andiamo qui e andiamo a vedere cosa c'è qua dentro da fare. Vediamo, diamo un'occhiata. Cosa vuole cacciare con quell'affare? Vigor. Vediamo se posso comprare qualcosa. Aggiunge danno esplosivo. E questo? Aggiunge l'abilità di passare l'effetto fluttuazione da un amico all'altro. Boh. Vabbè dai, aspetto questo. Qui. Vediamo quanto? Bene, dopo la compro. Credo ci siano dei grimaldelli laggiù. Che pirla, cazzo. Ho sciupato così quella i sali quando potevo tenermeli per quando effettivamente ho bisogno. Credo che ci sia dei grimaldelli. Dove li vede qua? Noi siamo qui. Perfetto. Ma i grimaldelli che dicevi? Forse li ha già presi lei? Li ha presi lei? Qui altre porte farlocche da aprire. No, vediamo cosa hanno scritto. Ok, i fondatori sanguineranno. È andato via l'audio. Aiutami con questa serratura. Esaminiamo subito il cadavere. Scusate, ma non eravamo qui? Vabbè, io lo metto. Certo.
Ah, così? È andato fuoco? Cioè, ma stanno veramente vincendo di brutto, eh? Aspetta un momento, allora, quello che... forse è meglio questo. Fermi tutti, adesso è il momento di... Ottimo! Bene, io direi di scialacquarci dalla minchia. Olè. Sperando che ci inseguano. Dai. No, l'incendiario no. Ok, facciamoci un altro giro. Ma la torretta ha fatto qualcosa o? Non tenete la piazza. Dai. Randy! Va bene così. Oddio. Bene. Cazzo, non si può perdere così. Dai. Aspetta che va. Non la deluderò. Allora, vediamo. Io direi di armare questo. E armare cavallo pazzo. Ok. Qui sono quasi. Che io. Con le munizioni, quindi direi di... Olè. Pigliamo un po' di energia. Devi medicarti. Ti salvi. Di questo. Grazie. Cacchio, se si facesse vedere. Inutile. Dai, sono riuscito. Prendi! Ce l'ho lì. Posizione molto equivoca. Bene, sono tutto a posto. Forse tranne per i proiettili che ho un po' dei problemini. Ok. Dove devo andare? Là. Bene. Vediamo se c'è qualcos'altro. Oh, monete. Bene. Bene ragazzi, prima di entrare nell'edificio io vi lascio, vi do appuntamento alla prossima. E niente ragazzi, guardate i video con Megio, iscrivetevi se non l'avete fatto. Se non l'avete fatto molto male,
lasciate commenti, like e tutto il resto, e alla prossima!